Questo sono io che utilizzo del gas per estrarre gli oli essenziali dalle bucce del limone, nel tentativo di battere ogni record e ottenere il limoncello più veloce del mondo. Bentornati amici chimicazzi, oggi faremo il limoncello più scientifico, battendo Dario Bressanini al suo stesso gioco. Lui l'ha fatto con un'infusione di 24 ore, noi lo faremo in pochi secondi. Ebbene sì, lo faremo grazie al butano, idrocarburo lineare alifatico a 4 atomi di carbonio, perfettamente utilizzabile come solvente. Invece che usare il banale etanolo, utilizzeremo questa molecola fortemente apolare per estrarre tutti gli oli essenziali del limone, costituiti principalmente, come sapete, da limonene più altri terpeni. Non ci interessa, sono apolari, si sciolgono bene in solventi apolari. Chiaramente il butano in condizioni di pressione e temperatura ambientali non è un liquido. Per rimanere tale deve essere messo sotto pressione, quindi sarà un po' più difficile da gestire, ma possiamo costruire un sistemino per farlo funzionare. Per prima cosa abbiamo ricavato una valvola da un accendino, svuotandolo il meglio possibile dal butano e segando via la plastica. Come si può vedere, non avevamo fatto un buon lavoro svuotando l'accendino, che era ancora strapieno di butano. Comunque ho ricavato la mia valvola, quindi sono contento. Per ottenere un buon limoncello, come tutti sanno, per prima cosa bisogna ricavare le bucce, meglio se in piccole scaglie. Per un bicchierino dovrebbe andare più che bene. Caricheremo a questo punto le bucce del limone dentro questa piccolissima colonna cromatografica che mi è stata regalata da uno dei miei tipper. Grazie tippers, senza di voi la chimicazza non si potrebbe fare. Se vuoi sostenermi su Tipeee trovi il link in descrizione. Andiamo avanti. A questo punto possiamo andare a tappare il sopra della colonna cromatografica con la nostra valvola dell'accendino. E non sarebbe chimicazza se non facessimo abbondante uso di nastro telato per tenere tutto insieme. Così che va la vita. Almeno la mia viene tenuta insieme da sto coso. In realtà usando solo il nastro telato c'erano delle perdite d'aria che sarebbero state perdite di gas una volta introdotto il butano. Perciò ho utilizzato il secondo materiale che tiene insieme i cocci della mia vita, cioè la colla a caldo. Ho rinastrato tutto con il nastro telato e stavolta la chiusura era ermetica. Perfettissimo. Ed ora possiamo andare a il nostro butano dentro la camera di estrazione. Nonostante avessi costruito la camera di estrazione migliore del mondo, c'erano delle evidenti perdite di butano, quindi ho dovuto usare le mie mani per bloccare le fuoriuscite, mentre il gas compiva il suo lavoro ed estraeva il limonene. Si può notare come il butano sia diventato giallino, segno che ha estratto qualcosa dalle bucce di limone. Ora possiamo andare a drenarlo dentro a questo bicchierino. Guarda com'è giallo. Ora lasceremo semplicemente bollire via tutto il butano. Basta anche il calore di una mano. Dato che bolle a 0 gradi. I vapori di butano hanno un indice di rifrazione diverso da quello dell'aria. Infatti si può vedere quell'effetto ondulato sul bordo del bicchiere. Quello è tutto gas che abbandona la soluzione e piega la luce in modo diverso. Mi sembra superfluo dirlo, dato che stiamo lavorando con un combustibile. Ma questa cosa non va fatta. E comunque sono lontano da fonti di innesco e non mi verrebbe mai pensato di far evaporare più velocemente il butano scaldando il bicchiere con una fiamma. Giusto? Una volta che tutto il butano è bollito via, eccoci rimasti con il nostro olio essenziale di limone, a cui per ottenere il limoncello andremo ad aggiungere la nostra soluzione idroalcolica zuccherina. Goccioline di olio essenziale. Le goccioline di olio sono rimaste sospese, forse ci voleva un po' più di alcol. Per scioglierle dentro la soluzione ho aggiunto un po' di etanolo. Colore è migliorato, profuma di limoncello. Sa che ho sbagliato un po' le proporzioni tra acqua ed etanolo. Non farlo a casa. Io sono chimicazza e non sono il tuo professore.